Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Oggi parleremo di due argomenti fondamentali, uno magari per i player che hanno iniziato da poco, quindi faremo una piccola enciclopedia velocissima che spiega il significato dei vari termini che ci sono nel game, perché alcuni sono anche in inglese e non tutti sono riusciti a capirli. Dopodiché faremo un'importantissima discussione sui domini, ma vi anticipo che chiaramente ci sono dei domini base su cui più o meno tutti sono d'accordo. Poi ci sono dei rami diversi di domini. Una guida specifica ai domini l'ho anche messa nel mio canale Telegram, o comunque potete richiedermela sempre al mio contatto privato Telegram che trovate qua nella descrizione del video. Ma comunque, come dicevo prima, una volta che ci si ramifica oltre un certo livello di domini, ci sono opinioni contrastanti perché? Perché in base al tipo di player che una persona è, si può trovare bene con una o con un'altra configurazione. È come, raga, parlare di squadre di calcio, cioè non saremo mai, mai, mai tutti d'accordo. Non c'è una versione definitiva. Io vi posso dire come li ho settati i miei e con questi domini qui non li cambio mai e ci ho fatto tutto. Storia atto 5 al 100%, ci faccio AQ, ci faccio War, ci faccio i vari eventi mensili, non ho mai avuto Arena, non ho mai avuto nessunissimo problema con questo tipo di configurazione. Quindi adesso vi spiegherò comunque la mia versione. Prima di tutto partiamo con l'enciclopedia del game parlando di qualche termine specifico. Allora, cominciamo con le cose di base, diciamo. Allora, tante cose sono ad esempio poco chiare all'inizio del game perché sono i termini in inglese. Molte volte nella descrizione, quando vedete un personaggio che sta davanti a voi, un nemico su una casella, c'è scritto ad esempio buff o debuff. Che cosa sono i buff o i debuff? Allora, i buff in generale sono qualunque bonus positivo, i debuff qualunque bonus negativo. Chiariamoci le idee. Facciamo un esempio pratico. Buff positivo, rigenerazione. Mi entra rigenerazione a me oppure l'avversario ha rigenerazione. In quel caso lì si tratta di buff positivo. Perché positivo? Beh, chiaramente perché mi sta aumentando la quantità di salute. Qualunque altro buff positivo potrebbe essere, ad esempio, crudeltà, precisione. Qualunque cosa, detto in parole povere, che possa venire a mio vantaggio, o comunque qualunque altra cosa che appaia sul nemico che sia a suo vantaggio, quelli sono i buff, quindi cose positive. Un debuff è l'esatto opposto, quindi mi attaccano addosso sanguinamento, shock, avvelenamento, tutti gli altri tipi di debuff possibili, affaticamento, spossatezza, eccetera, degenerazione, tutti questi sono buff negativi, quindi si chiamano debuff. Cioè qualunque cosa che sia a vostro svantaggio o qualunque cosa che voi riusciate a buttare sull'avversario che vada a suo svantaggio. Dopodiché andiamo anche a vedere nello specifico, adesso vi faccio vedere la zona qui degli eroi, parliamo di rating. Che cos'è il rating? Il rating è questo numerino che voi vedete sotto ciascun campione. Il rating praticamente dà un'idea generica della bontà di un personaggio settata in base ai vostri domini. Perché? Perché chiaramente in base ai vostri domini cambierà moltissimo, ma veramente moltissimo, il rating del vostro campione. E soprattutto non varia in modo lineare per tutti quanti i campioni. Facciamo un esempio. Io ho una configurazione di domini che mi fa avere rating di, che so, 1000 per Blade e 800 per Hela come numero. Io cambio domini, Blade mi va a, che so, 1200, quindi gli ha aggiunto 200. Non è vero che Hela andrà a 800 più 200, quindi andrà a 1000. No, Hela potrebbe andare, che so, a 900 oppure a 1100. Non varia in modo lineare da un personaggio all'altro, proprio perché ogni campione ha le sue caratteristiche, quindi ogni campione è fortemente influenzato dal tipo di domini che voi avete. Poi un'altra cosa fondamentale, andando a vedere ad esempio la scheda di un campione qualsiasi, abbiamo abilità chiave, ma abilità chiave ormai l'avrete capito tutti, significa semplicemente che cosa fa una volta risvegliato. Bonus, sinergia sono quelli ovviamente che avrete quando altri eroi saranno in squadra con questo campione. Dopodiché andiamo a vederci ancora altri concetti fondamentali. E ci spostiamo nella zona, andiamo a vedere nell'inventario. Adesso vi faccio vedere un pochino il concetto qui. Ecco, allora, questo è un argomento, diciamo, dove diverse persone usano diversi termini. I termini, diciamo, del game, quelli in assoluto corretti, sarebbero catalizzatori. Il catalizzatore, ovviamente, identifica uno di questi primi 5 fino a questo qui. Catalizzatori sono quelli base.
ci sono, che sono questi che vedete in grigio, oppure ci sono quelli classe, che sono la stessa loro versione, ma chiaramente del colore del personaggio a cui appartengono come classe, quindi ci sono quelli cosmici, mutanti, scientifici, eccetera. Per quanto riguarda invece le varie gemme o pietre, allora, pietra evolutiva significa prendi un eroe che è già risvegliato, e quella pietra evolutiva può aggiungere punti di risveglio sulla sua abilità risvegliata. Mentre invece gemma del risveglio significa prendo un eroe che non è risvegliato e lo risveglio. Ci sono come sempre quelle generiche, sia per le gemme che per le pietre evolutive, sia quelle classe. Sempre come terminologia possiamo anche avere chiaramente gli ISO. Ci sono gli ISO alfa, che sono questi qui, come vedete, alfa di grado 1 e grado 2, e servono a promuovere i campioni. Dopodiché, invece, ci sono gli ISO in generale, l'ISO 8, che sarebbe questo, praticamente sono quelli che voi usate per, diciamo, come materiale d'apporto per far salire di livello i vostri campioni. Ci sono quelli generici, adesso andiamo a vederceli ad esempio, vediamo se ne trovo un paio. Quindi ho tantissimi, grazie ai doppiaggi. Ecco, vedete? Quello da 75, da 1300, quelli in grigio sono quelli generici, vanno bene per tutti i campioni. Quelli colorati avete un bonus, nel senso che è come se ne aveste usato di più. Se usate ad esempio uno rosso per promuovere un campione talento, mettiamo caso uno da 5000, vale il doppio rispetto a uno generico. Perciò conviene sempre di base, anche lì come concetto, avete una sovrabbondanza di ISO 8? Allora tenetevi tutti quelli colorati. Vendete tutti quelli generici se avete bisogno rapido di oro. Perché? Perché vendendo quelli generici comunque ragazzi vi ridà anche dell'oro. E questo è utile se siete in scarsità di oro. Sappiamo tutti che comunque l'oro è una risorsa preziosa perché serve per promuovere i campioni e purtroppo, soprattutto per i 5 stelle, ne vanno via quantità industriali. Come ultimo concetto, ma naturalmente se avete sempre domande fatemele qua, nella descrizione del video trovate naturalmente tutti i vari collegamenti al mio canale Telegram, al mio contatto privato Telegram, oppure scrivetemele qui nei commenti al video. Si può parlare come ultimo concetto in assoluto, possiamo dire anche cosa succede a un personaggio in generale quando si parla di l'hanno buffato, l'hanno nerfato. Sono termini, diciamo, adattati dall'inglese. Nel senso, buff vuol dire prendono un personaggio, lo migliorano un po', come quello che sta succedendo in questi giorni con la versione di beta testing per Hulk Rosso e Luke Cage. Nerfato vuol dire un personaggio era troppo forte e hanno scelto di abbassarne le caratteristiche. Adesso, raga, questo concetto intanto dei termini generici del game l'abbiamo completato, se avete altre domande fatemele pure. E ora passiamo al discorso del parlare dei domini. Cominciamo con l'affrontare il discorso dei domini parlando sempre dell'attacco come prima cosa. Andiamo a vederci naturalmente l'attacco. Allora, vediamo un attimo. Ecco qua, partiamo con questo. Allora, facciamo un discorso di base. Partiamo da questo primo punto, diciamo, forza. Allora, anche se siete un player che ha appena iniziato, d'accordo, da un certo momento in poi aggiungere punti su certi domini prevede l'uso di nuclei rocciosi, nuclei carbonadio per sbloccare quel punto. Questi costano un sacco di unità. Il carbonadio arriva a costare 550 unità l'uno e ce ne sono tantissimi di punti dominio che vi richiedono diversi carbonadio per essere maxati. Quindi partite sempre in base alle vostre, diciamo, disponibilità economiche, ma qui nella descrizione del video trovate sempre il mio contatto. Scrivetemi anche lì, perché io ho scritto una guida in PDF che vi posso mandare volentieri, la guida completa ai domini per i settaggi, diciamo, base, avanzati, intermedi, in base al livello di player che siete. Comunque, normalmente ha buon senso la cosa di mettere un solo punto su forza e un solo punto su forza maggiore per arrivare a sbloccare i domini successivi. Questo punto dominio qui, coraggio. Coraggio si attiva solamente quando voi scendete sotto il 50% di salute e vi dà un piccolo bonus all'attacco. Con un punto avete un 10%, con 3 punti, quindi maxando questo dominio, avrete un 20%. Sappiate che un 10% basta e avanza, a volte non è nemmeno necessario mettere un punto qui. Questo invece è molto importante. Penetrazione, perché i colpi critici dei tuoi campioni ignorano il 15% extra dell'armatura, sempre utile per fare maggiori danni critici. Questo andrebbe maxato.
Questo punto invece, precisione minore e anche crudeltà minore, basta e avanza un punto perché quelli che valgono davvero sono quelli successivi, questi qui, precisione e crudeltà. Vanno entrambi maxati per avere il massimo danno possibile, perché sia precisione che crudeltà alla fine, tradotto in parole povere, è un bel po' di boost al danno che potete fare, un bel danno extra, perché avrete maggiore precisione, quindi metterete a segno più colpi critici e i danni dei colpi critici saranno maggiori. Qui invece andiamo ad addentrarci in un concetto che, diciamo, si ramifica, quindi per ora saltiamo questo, passiamo a difesa, poi ci ritorniamo. Sulla difesa. Difesa vale il discorso dell'attacco, mettete uno e un solo punto su vitalità e uno su vitalità maggiore, perché tanto è solo per sbloccare i domini successivi. Per quanto riguarda balsamo, convalescenza, forza di volontà, questi tre, allora perché io li ho maxati? Perché come vedete, ad esempio un paio di mesi fa c'è stata quell'arena dove si potevano usare ad esempio solo i campioni 1 o 2 stelle, maxare balsamo, maxare anche convalescenza e forza di volontà, diciamo che qualunque cosa, tornando al discorso di prima dei vari debuff, qualunque volta in cui voi avrete un debuff addosso, recupererete parte della salute persa, a volte addirittura se il debuff è piccolo come entità, vi curerete addirittura. Mettiamo caso che vi buttino addosso un sanguinamento di poco conto, voi recupererete più salute di quanta ne state perdendo, particolarmente utile. E a volte avere tutto questo maxato su tutti e tre per alcuni personaggi che rigenerano, diciamo, massimizza l'effetto. E per gli 1, 2 stelle, 3 stelle si può tradurre anche nelle arene in un vantaggio non da poco. Mentre invece i punti qui sotto abbiamo super blocco e blocco perfetto. Allora, super blocco è fondamentale, riduce i danni quando state in parata. Quello va maxato. Maxatelo comunque perché questo serve più o meno a tutti. Blocco perfetto invece è un discorso che, diciamo, importa e non importa in base al tipo di domini che volete mettere. Io perché l'ho maxato? Perché blocco perfetto, a parte che purtroppo aumenta di solo un 4% le possibilità di ottenere un blocco perfetto, quindi di parare con zero danni subiti, quindi non ha molto senso da solo come dominio, comincia ad avere senso per dei team di squadre da 5 quando ve li portate nei vari eventi, in cui si comincia a leggere come sinergie aumenta le chance di blocco perfetto, aumenta ancora, aumenta per di più se avete, adesso vi faccio vedere perché questa pagina qui comunque della difesa la possiamo considerare conclusa, utilità. Ecco qui secondo me molti di voi che stanno guardando il video mi diranno: ma che cacchio hai fatto, che razza di domini sono? Come ho detto prima, io mi trovo benissimo, ho fatto tutti gli eventi con questi, senza nessuna difficoltà. Se avete buoni pollici, alcuni dei domini di sotto non vi servono assolutamente. Allora, perché ho messo blocco perfetto al massimo? Per questo motivo qui. Io sono partito dando solamente un punto su scioltezza. Scioltezza, se volete magari puntare molto sulla vostra difesa war, andrebbe maxato magari. Anche voi stessi, se non riuscite a parare bene, se vi storniscono spesso, maxate questo dominio, perché comunque più alto è scioltezza, più ridurrete la durata dello stordimento che vi infliggono. Questo dominio invece è molto 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 importante, perché? Perché parare, bloccare gli attacchi col giusto tempismo riduce i danni del 25% se maxato, e il contatto stordisce l'attaccante per un massimo di 2 secondi. Ecco, qui cominciamo un discorso molto importante. La regola d'oro per combattere al meglio è sempre questa: dovete poter stordire, e più lungo è lo stordimento meglio va, perché più a lungo avrete il tempo ad esempio di caricare un attacco pesante e meglio è per voi. Quindi parata va maxato, e soprattutto quest'altro dominio, disorientamento, la durata dello stordimento inflitto dai tuoi campioni aumenta di 0,5 secondi se è maxato. Quindi a questo punto la cosa importante è proprio questa: si riesce ad ottenere il massimo effetto possibile come lunghezza dello stordimento. Per di più, sotto parata, come potete vedere, blocco perfetto aumenta la durata dello stordimento, ed ecco perché l'ho maxato. Otteniamo il più lungo possibile stordimento. Questo va molto molto bene se dovete bloccare in posizione stordita dei campioni che o evadono molto o hanno delle abilità che, se gli fate perdere tempo da storditi, si esauriscono in fretta. Facciamo l'esempio di Fenomeno, ad esempio, con l'inarrestabilità.
Quindi questa è la mia configurazione personale. Perché ho mantenuto così pochi punti qui? Perché? Perché per sbloccare l'unico, a mio avviso, dominio che valga la pena, in questo caso qui, cioè dispersione mistica, servono parecchi punti. Come vedete, 11 punti in abilità. Questo significa che se io volessi arrivare a questo dominio qui, dovrei avere come minimo 11 punti assegnati. Invece, come potete vedere qui in alto dalla scritta utilità, tra parentesi mi dice 8. Io ne ho assegnati solamente 8. Questo ha senso perché in questo momento non punto su dispersione mistica. Se voi avete una squadra composta da almeno 3-4 personaggi buoni, mistici, che potrebbero avvantaggiarsene molto di dispersione mistica, invece potete tenere in serissima considerazione l'idea di puntare, quantomeno mettere almeno 3 punti, perché è da lì che fa la differenza, su dispersione mistica. Ma chiediamoci cosa fa dispersione mistica. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche. I tuoi campioni mistici accumulano un 2% di potere ogni volta che un effetto positivo del nemico svanisce. Questa è la base, però una volta maxato, i tuoi campioni aumentano del 12%, quindi arrivano ad accumulare il 12% di potere ogni volta che svanisce un effetto positivo. Tradotto cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta, mettiamo caso voi avete schierato la vostra difesa ward tutta di mistici, o buona parte di mistici. Ogni volta che su uno dei vostri avversari che vi sta attaccando svanisce un effetto positivo, quindi o che so, lui ha ottenuto precisione e crudeltà, poi gli svanisce destrezza, se ne vanno come punti. Il vostro campione prenderà un tot di barra di potere. Se il vostro campione poi, questo vi tornerebbe utile moltissimo anche in attacco, come ad esempio Hood, facciamo un esempio. Hood inserisce Tentennante tra le sue abilità. Se con Tentennante io faccio sparire un buff, ad esempio, mettiamo caso gli poteva entrare rigenerazione ad Iron Man, gliela faccio sparire immediatamente, oppure non l'attiva, mettiamo anche che so, tantissimi altri personaggi mistici che neutralizzano, tipo Magic, ad esempio. Magic con le mosse speciali neutralizza i buff. Ogni volta, insomma, che comunque vadano le cose, un effetto svanisce, il vostro campione prende una barra di potere. Questo rende, anzi, tempo fa aveva reso alcuni campioni mistici veramente mostruosi. Poi c'è stato quello di cui parlavamo a inizio video, cioè l'hanno nerfati alcuni. Comunque, al di là del nerf, ragazzi, è ancora molto, molto, molto valida come alternativa. Riuscirete ad ottenere delle barre di potere estremamente in fretta. Se puntate molto sui campioni mistici, questo è un dominio da prendere in seria considerazione. Se invece non puntate sui campioni mistici e volete avere una squadra che faccia il maggior numero di danni possibili, ritorniamo a vedere qui sull'attacco. Qui diciamo che possiamo avere la possibilità di fare il maggior numero di danni possibile maxando due domini nello specifico. Innanzitutto ci toccherà mettere almeno un punto qui su disperazione per sbloccare i domini successivi. Diciamo che disperazione ha poco senso, qui dice i debuff inflitti sui nemici ne riducono la guarigione e la rigenerazione del 5%, è un valore molto basso. Sblocchiamo semplicemente questo dominio per arrivare agli altri. Adesso la differenza è questa, se avete tra i vostri campioni, come nel mio caso ad esempio che ho Gwenpool, Oblade, X-23, Wolverine, tanti altri che fanno sanguinare molto, questo dominio è assolutamente fondamentale e andrebbe anche maxato, perché qui dice il sanguinamento inflitto dai tuoi campioni viene prolungato di 2 secondi e mezzo, se la loro salute è maggiore di quella dell'avversario. Sanguinamento sottrae 1% di salute massima in più all'istante, quindi oltre a prolungarlo fa anche molti più danni. Credetemi che su personaggi come Gwenpool questo dominio maxato è devastante, fa dei danni spaventosi. Anche Wolverine, anche X-23 fanno dei danni grandissimi. Se voi andate a vedervi i miei video, sappiate già che sono tutti i video dove questo dominio è stato maxato. Vedete da soli la differenza, diciamo, i danni che possono fare. Per quanto riguarda invece il secondo dominio, e questo va bene invece più o meno per tutti quanti, andiamo a vederci praticamente questo qui, che si chiama Assassinio. Adesso vi spiego bene come funziona. Assassinio si concentra sul fatto che il nemico che state affrontando deve scendere sotto il 18% di salute. E voi qua mi direte, ma che senso ha? 18%, caspita, è pochissimo, cioè non gli rimane neanche 20% di vita, cosa me ne faccio di un'abilità che si attiva da quel livello in poi? Certo, vero.
Nel senso, se i vari eventi che avete fatto durante il mese, le varie difficoltà, hanno nemici, diciamo, con una salute scarsa, questo dominio ha poco senso. Ma provate un attimo a vedervi questa differenza sui mini boss delle AQ più difficili. Andate a vedervi questa differenza sui mini boss delle War. Fatevi reame delle leggende, fatevi labirinto delle leggende o comunque gli eventi mensili a difficoltà incollezionabile. Vedrete che questo dominio, che si attiva sotto il 18%, comincia a fare una differenza davvero davvero importante. Qui cosa dice questo dominio? Se la salute dei nemici è inferiore al 18%, i tuoi campioni ne riducono la precisione e abilità difensiva del 20% e ottengono un 60% di attacco. Quindi non solo penetrate meglio le sue difese, ma avrete un bonus di un più 60% di attacco, che è tantissimo per chiudere lo scontro in fretta. Se all'inizio della lotta la salute dei nemici è inferiore al 18, quindi se già iniziate la lotta con lui sotto il 18% di salute, i tuoi campioni ottengono anche un 30% di precisione e abilità offensiva, quindi oltretutto aumentate ancora la vostra capacità di fare danni. Ragazzi, questo dominio costa un botto, come ferite profonde. Regolatevi molto bene perché questi sono un vero e proprio salasso di unità. Quindi se pensate di maxare questi domini, anche di espressione mistica, siamo sulle 4650 giù di lì unità, se dovete comprare tutti i nuclei che servono per sbloccare al massimo quel dominio lì. Perciò regolatevi molto molto bene. Sappiamo tutti quanto sia difficile ottenere unità in game, perciò prima di tutto date la precedenza a tutti gli altri domini che vi ho elencato. Come ultima chicca, per potenziarvi al massimo, potete mettere anche appunto ferite profonde, assassinio o dispersione mistica o un mix di questi tre. Ultima cosa che mi sento invece di consigliarvi abbastanza, se giocate bene, se siete buoni player, che vi interessa poco una piccola riduzione della salute, è questo dominio qui, fragile ma letale. Se maxato, vi aumenta l'attacco di tutti i campioni del 7,2% al prezzo di un 7,2% di salute massima persa. Poca cosa un 7% di salute. Interessante quel 7% in più sull'attacco. Quindi se siete disposti a pagare questo prezzo, è la cosa migliore in assoluto per fare questo tipo di danno. Anche perché ci sono degli altri domini che vi possono aumentare l'attacco in maniera anche molto, molto più significativa. Però sono dei domini che si chiamano domini suicidi. Perché suicidi? Perché al prezzo di questo aumento grande di attacco, c'è un prezzo da pagare, c'è un prezzo da pagare molto serio, nel senso, adesso vi faccio vedere, se io volessi fare questo dovrei mettere un punto qui, cioè su rinculo. Allora, aumenta il danno degli attacchi speciali, questa è una cosa buona. I campioni devono però sacrificare 5% di salute ad ogni attivazione. E qui arriva la fregatura. 5% di salute ad ogni attivazione. Allora, se voi lo state usando per l'attacco il campione e non è un campione che fa affidamento molto sui suoi attacchi speciali 1 o 2, non è un problema. L'attacco speciale 3 non è soggetto a queste cose. Però, se mettiamo caso questo campione lo piazzate in difesa war e lui continua, perché è controllato dal computer, a sparare d'istinto speciale 1, speciale 2, tra l'altro magari molto facili da schivare. Innanzitutto comincia a morire da solo, perché si becca un sacco di danni da solo e i vostri avversari lo schivano facilmente. Ma la cosa più grave è questa qui. Vediamo i domini successivi. Ci sono due possibilità: coraggio liquido o doppio taglio, o addirittura un mix di entrambi, ma qui andiamo su dei livelli per i quali servono dei campioni specifici per poter affrontare questo. Perché servono più adatti? Perché, ad esempio, se io mi prendo un campione che, facciamo un esempio classico, Ultron o Uomo Ghiaccio, sono dei campioni che sono immuni a sanguinamento ed avvelenamento. E adesso andiamo a vederci il perché sono utili in questo caso qui. Ad esempio, Coraggio Liquido aumenta l'attacco di tutti i campioni di, adesso vi dico chiaramente, del 30% quando viene maxato questo dominio. Ma infligge loro un avvelenamento eterno che prosciuga 0,6% di salute al secondo. Allora, due piccole considerazioni. Perché andrebbe maxato anche questo dominio qui? Perché va maxato forza di volontà? Perché forza di volontà maxato è perfettamente in grado di contrastare questo effetto qua. Non solo, ma addirittura vi cura di una piccolissima percentuale, quindi ve ne fregate altamente del fatto dell'avvelenamento. Non c'è nessun problema. Forza di volontà ve lo contrasta,
e voi avete il vostro bel 30% di attacco, quindi questa situazione specifica qui va bene anche per un personaggio che non sia immune ad avvelenamento. Questo va benissimo. Perciò ricordatevi che naturalmente se usate le speciali vi beccate la fregatura di perdere un tot di vita, ma è un buon prezzo da pagare se volete comunque aumentare il vostro attacco fino a un 30%. Stesso discorso vale per doppio taglio, perché qui dice aumenta l'attacco di tutti i campioni, anche qua maxandolo arriva ad aumentarsi di un 30%, ma fa perdere fino a 20% di salute per sanguinamento per una durata di 16 secondi. Allora, o dura 16 secondi al massimo, o al peggio perdete 20% di salute. Anche qui, vi interessa poco? Non lo so, nel senso avete perso un 20% di salute. Se non avete personaggi immuni a sanguinamento, questo può essere un problema. Ecco perché prima vi dicevo, se io mi porto Ultron, Uomo Ghiaccio o chiunque sia ad esempio immune ad entrambe le cose sarebbe utile, perché posso addirittura sommare doppio taglio e coraggio liquido in modo tale da fare il massimo possibile come effetto di attacco. Quindi arriverei ad avere un 30% di là, un 30% anche da quella, che vi raccomando però di valutare che non è un 60% in totale, è un 30 più un 30 a livello matematico, non vi viene un 60, è una media pesata. Comunque sia, è un ottimo aumento dell'attacco, e se avete un personaggio immune a tutte e due queste cose non subisce nessun effetto negativo e voi andate via in scioltezza con un attacco devastante, ricordandovi solo di non dover usare spesso quantomeno la speciale 1 o la speciale 2. Se invece avete un personaggio che non è immune a queste cose, e soprattutto se mettete tutti e due questi domini, avrete dei danni veramente ingenti, perché un conto è dire forza di volontà mi controbilancia uno di questi, ma l'altro non ce la fa a controbilanciarlo, quindi alla fine avrete dei grossi danni, diciamo non enormi perché perdete comunque un 20% di salute, però dovete tenere conto di questa importante caratteristica qui. Perciò anche questi domini qui ovviamente costano un sacco di unità, pensateci 100 volte prima di buttarvi su questo ramo qui, però a parte questo diciamo che possiamo considerare il discorso dei domini completamente affrontato. Perché? Perché questi altri domini qui possono essere, diciamo, di nicchia, chiamiamoli così, pur sempre utili. Coagulazione, ad esempio, tutti i campioni subiscono 10% di danni in meno da sanguinamento, ad esempio. Questo invece diminuisce l'attacco dell'avversario di un 2% fino a un massimo di 36 per ogni effetto negativo subito. Interessante, ma implica il fatto che dovete subire degli effetti negativi. Può essere utile in poche situazioni. Quest'altro, sutura, riduce la durata degli effetti di sanguinamento. Può tornare utile, ma se giocate bene difficilmente li subirete. E questo è riverbero. Gli attacchi fisici e di contatto hanno una chance pari al 18% di indebolire l'avversario, riducendone l'attacco del 13% per 7 secondi. Interessante anche qua, ma non di certo un dominio fondamentale. Quindi sono domini di nicchia, pensateci mille volte in questo caso qui se volete davvero buttarvi su questi. Il resto invece lo possiamo considerare un discorso generale che vale bene per tutti. E se avete ovviamente come al solito domande, qui nella descrizione del video trovate il link al mio canale Telegram, il mio contatto privato Telegram, e sarò ben lieto di mandarvi anche la guida in PDF. Ultimo, ma non di certo per ordine di importanza, raga, questo dominio a dir poco fondamentale, destrezza. Destrezza cosa fa? Evadi tutti gli attacchi mentre schivi all'indietro. Schivare un attacco in questo modo fa ottenere un più 250, in questo caso, di rating critico al prossimo attacco, fino a un più 600 in base se lo maxate o meno questo dominio. Questo è fondamentale per poter schivare nel modo corretto, quindi almeno un punto su questo non si discute, è d'obbligo. Poi se lo volete maxare per avere un po' di effetto in più extra va bene, ma comunque solo per quanto riguarda rating critico. Ma a parte quello, un punto basta e avanza, però un punto dovete metterlo per forza, altrimenti non si riesce, diciamo, a combattere nel miglior modo possibile. Detto questo, raga, chiudiamo qui il discorso sui domini. Se avete altre domande fatemele pure, vi risponderò prima possibile. Ci vediamo come sempre al prossimo video e buona lotta a tutti. Ciao raga!